E ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui su Gran Turismo Sport, nuovo martedì, nuovo episodio della Nation Cup. Un episodio un po' strano della Nation Cup, nel senso martedì scorso non c'è stato perché non avevo abbastanza gare da farvi vedere, avevo solo questa prima gara che ci stiamo per andare a vedere insieme, una gara che si correva di due giri allo Special Stage Route X, quindi questo ovale dove praticamente puntava solo a essere veloci, dove non c'era problema di traiettorie, staccate, frenate e quant'altro, bisognava solo puntare sulla velocità, utilizzare un po' di astuzia e cercare di sopravvivere. Sopravvivere perché allora intanto siamo partiti, vi sto facendo vedere questo primo rettilineo in time lapse, questo primo rettilineo di 12 km che ci porta qui in questa prima parabolica dove noi riusciamo a rimanere in 14ª posizione e poi iniziamo a vedere che iniziano ad esserci i primi danni con i primi che si vanno a schiantare perché la gente ovviamente non sa neanche andare solamente dritta. Noi però loro, mentre si apre un avventaio, riusciamo ad insinuarci così, a scalzare posizioni su posizioni grazie alla scia con leggerezza e nonchalance, riusciamo a portarci addirittura quasi in testa, sorpassando anche qui l'italiano ed il francese, poi ovviamente non avendo più scie a disposizione la velocità va a calare. Comunque riusciamo poi a mantenere più o meno il contatto del gruppone davanti tra scie e quant'altro, gente che ci sorpassa, noi che sorpassiamo persone, si rivà un pochino anche indietro prima di arrivare qui alla parabolica dove cerco di mettermi il più sulla destra possibile, infatti vado sull'interno per cercare di evitare danni, anche se effettivamente gli avversari ti venivano addosso comunque perché la gente non sa solamente andare dritta. Io quindi ho cercato solo di mantenere il controllo per non perdere stabilità in quant'altro, come invece sta succedendo qui davanti, che ecco lì che succede il danno, gente che va in testa coda e non ci permette tanto di guadagnare posizioni. Diciamo che è difficile anche commentarla una gara del genere, anche perché Non ha senso, ma resta di fatto che ci troviamo in decima posizione con tanto distacco dai piloti alle spalle, quindi non abbiamo problemi di essere attaccati. Mantengo la decima posizione fino alla fine del secondo rettilineo, fino all'ultima parabolica, dove mi stacco un po' per avere un pochino più di strada e poi inizio ad affondare l'acceleratore in modo da avere abbastanza spazio davanti per cercare di salvarmi da eventuali problemi che verranno causati qui in questa parabolica, problemi che ovviamente non tardano ad arrivare. Iniziamo quindi già a vedere le prime scintille, il britannico che si scarta vetra contro i guardrail, gente che inizia ad andare testa a coda, signori, qui il miracolo divino ci ha permesso di salvarci ed essere qui in quinta posizione e facendo sì che la nostra strategia è divenuta una strategia eccezionale. Quindi si partiva in 15ª posizione, siamo arrivati quinti in una gara che, signori, ancora adesso a rivederla mi lascia perplesso e mi lascia dubbioso. Resta di fatto che ci siamo portati a casa questo quinto posto guadagnando 10 posizioni e facendo un bottino di 140 punti, che è il nostro record per la stagione in corso, quindi non male direi, signori. E ci spostiamo, signori, alla prossima gara, la gara numero 2 di questo video, gara al Tsukuba Circuit con classe di auto gruppo B, prevalentemente Peugeot RCZ. Round numero 29 di questa Nation Cup, partivamo in 12ª posizione, ma c'era la partenza dalla griglia, il che poteva presagire che sarebbe stato un demolition derby, specialmente perché la pista è stretta, non c'è spazio prevalentemente di manovra. Difatti possiamo notare già qui alla curva numero 1, dopo il mini rettilineo per il traguardo, dove si cerca di sopravvivere, cerco di non andare addosso a nessuno, ma sono gli altri che ci pensano a venirmi addosso, a mandarmi fuori pista e a mandarmi contro un povero francese che non c'entrava niente. Ma insomma, questo è quanto accaduto. Noi ci siamo ritrovati in sesta posizione, non abbiamo ricevuto penalità, non abbiamo ricevuto niente, ovviamente non c'entravamo nulla, quindi fortunatamente questa volta ci è andata di lusso.
quindi ci siamo ritrovati in sesta posizione. E stavamo per andare già a terminare il primo giro dei 25 previsti. Ovviamente un circuito che si affrontava un giro di pista in meno di un minuto con queste auto. Utilizzavamo per il momento le gomme da corsa medie, che probabilmente ci sarebbero durate metà gara all'incirca, e poi avremmo dovuto effettuare il cambio gomme per mettere le gomme da corsa dure, che era requisito necessario, obbligatorio, per non incombere in penalità alla fine della corsa. Siamo al secondo giro, eravamo sostanzialmente dietro anche questo gruppetto qui davanti di 5 piloti, anche se avevano un passo leggermente più lungo, ma io al terzo giro ho deciso di voler mettere del pepe alla mia gara, tirando leggermente più lungo, andando fuori pista e perdendo anche la sesta posizione, andando al settimo posto dietro il finlandese. Che ci siamo rimasti sostanzialmente fino appunto alla fine del dodicesimo giro, quando siamo rientrati a fare il pit come preventivato. Abbiamo messo le gomme da corsa dure, non abbiamo rifornito poiché stavamo facendo anche del fuel saving, quindi stavamo anche risparmiando del carburante per non dover perdere tempo ai box nel rifornire. Grazie al fatto che usciamo appunto al tredicesimo giro in ottava posizione, ovviamente c'era qualcuno che ancora doveva effettuare dei pit stop, quindi si sarebbe visto al prossimo giro probabilmente se la nostra strategia, il nostro tra virgolette undercut, ci avrebbe permesso di guadagnare la posizione sul finlandese, che ricordiamo non si è fermato al pit. Penultima curva, questa molto anche difficile da gestire, si esce in accelerazione. Possiamo vedere che qualcun altro sta andando ad affrontare dunque il pit, anche bulgaro, non so che bandiera sia, non mi viene in mente in questo momento, ma resta di fatto che riusciamo effettivamente a guadagnare la sesta posizione, quindi la nostra strategia, il nostro pit ha funzionato e ci ha fatto guadagnare la posizione che avevamo perso al terzo giro. Ci ha messo pochi giri sostanzialmente il finlandese a rifarsi sotto, e quindi ci sono stati gli ultimi 10 giri di lotta costante, o quasi, dove il finlandese tentava di infilarsi e noi tentavamo di difendere la nostra traiettoria. Ovviamente il Tsukuba Circuit non è un circuito che è ricco di spazi e che permette ampi margini di manovra, quindi con delle buone difese di traiettoria un varco per il sorpasso agli avversari non lo si lascia, quindi si cercava sempre di restare cuciti al cordolo per cercare di non lasciare spazio. Anche qui due giri più tardi, alla prima curva andiamo leggermente lunghi, lasciamo lo spazio all'interno, ma ovviamente non può accelerare perché ci siamo noi appena davanti a lui, quindi per non venirci addosso deve limitare l'accelerazione in uscita curva, e quindi ci garantisce di mantenerci il sesto posto. Adesso qui leggermente più veloci a far andare avanti un po' il tempo all'ultimo settore, prima del rettilineo finale, prima dell'ultima curva verso destra, dove copro l'interno, non lascio all'esterno, quindi una traiettoria molto più sfavorevole rispetto alla nostra, dove noi riusciamo ad uscire, a non concedere spazi per farci sorpassare. Lui ovviamente ha provato a mettersi all'interno, ma anche noi abbiamo chiuso il portone in faccia, contenendo il suo attacco e continuando a difendere con le unghie e con i denti la nostra sesta posizione, che tra virgolette diciamo che meritavamo, visto che la settima posizione l'avevamo guadagnata dopo un errore. Qui al 22esimo giro anche tentava il finlandese di infilarsi, intanto si era unito alla festa anche il bulgaro, penso sia la bandiera bulgara, non me ne vogliate. Riusciamo a difendere sempre la nostra sesta posizione, anche se qui all'inizio del 23esimo giro una leggera tamponatina dal finlandese l'abbiamo ricevuta, ma siamo riusciti a salvarci fortunatamente, anche se poi al penultimo giro ci abbiamo pensato da soli. Abbiamo pensato da soli di buttare all'aria tutto, di distruggerci completamente una gara costruita con il sudore, la fatica e la difesa estenuante, e quindi perdere oltre che la sesta posizione anche la settima, l'ottava e la nona, piombando all'ultimo giro in decima posizione.
E quindi concludendo la gara con della rabbia, un'amarezza clamorosa, potevamo fare un sesto posto e fare un buon bottino di punti, mentre ci dobbiamo purtroppo accontentare di un decimo posto che ci regala solo 109 punti, ladies and gentlemen, quindi un punteggio che non può entrare in classifica poiché abbiamo la gara con punteggio più basso che è 119 punti. Quindi niente di fatto, potevamo far bene, abbiamo fatto male. Quindi signori, che dire, le gare sono questo. Quando non hai nessuno che ti butta fuori, è giusto anche pensarci da soli. Quindi una big F per noi. Vi invito a lasciare un like, un commento ed iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio di Gran Turismo Sport e ci vediamo ad un prossimo video sempre qui sul canale, sempre qui con la Nation Cup. Ciao a tutti ragazzi.